Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. A differenza di quanto detto su Instagram nella storia di questa mattina, sono riuscito a fare il roster della settimana. Senza star troppo a pensare, si parte! Primo nome del roster della settimana, ovviamente, Stephen Curry, che in settimana ha messo un 50 con 10 assist e un 40 contro i Chicago Bulls. Nell'unica partita sotto i 40 punti ne ha messi 25, solo 25 contro i Minnesota Timberwolves. Stephen Curry è, a mio modestissimo parere, il favorito per l'MVP fino a questo punto della stagione. Se la gioca al momento con Kevin Durant, ma insomma la stagione è ancora molto lunga. In ogni caso i Golden State Warriors stanno per certi versi sorprendendo, nessuno probabilmente si aspettava un inizio di stagione così, nemmeno probabilmente loro, tant'è che se vi ricordate le dichiarazioni di Draymond Green sul fatto che squadre con tanti giovani e tanti veterani non hanno mai funzionato, ecco, questa squadra sta funzionando da Dio nonostante diciamo i diverbi in panchina che ci sono sempre quando hai Draymond Green a roster, però per il resto ragazzi sono in una striscia di vittorie allucinante, sono straprimi nella NBA e col rientro prossimo di Klay Thompson non so veramente cosa potermi aspettare dalla stagione di Golden State. Comunque, fermiamoci all'interno dell'ultima settimana, Stephen Curry ovviamente è all'interno del roster. Secondo nome, seconda guardia del roster della settimana, io ho scelto di mettere Dennis Schröder, perché da quando si è fatto male il buon Jaylen Brown e da quando poi tra l'altro sono venute anche fuori un po' di voci di corridoio su un interessamento dei Celtics per Ben Simmons, il buon Dennis Schröder ha messo in piedi tre prestazioni in settimana veramente notevoli. 20 punti contro i Toronto Raptors, 38 con 8 rimbalzi contro i Milwaukee Bucks e 28 nell'ultima partita persa questa notte con i Cleveland Cavs. Segnale d'allarme, i Boston Celtics vanno spesso in doppia cifra di vantaggio e poi si fanno spesso rimontare. Questa notte contro Cleveland è successo per l'ennesima volta, fatto sta che comunque tornando a Dennis Schröder, da quando parte fisso in quintetto, da quando non c'è Jaylen Brown, tira col 55 dal campo, il 50 da 3 e il 100% ai liberi, sinceramente, con buona pace di tutti, per me doveva essere inserito all'interno del roster della settimana. E ce lo metto. Terzo nome per il roster della settimana, dovevo metterci qualcuno degli Oklahoma City Thunder, ho scelto di metterci Lu Dort e non Shai Gilgeous-Alexander per un discorso legato all'efficienza, alle percentuali dal campo. Lu Dort nelle ultime quattro partite, ma più precisamente nelle ultime due che fanno parte di questa settimana, ha messo 27 punti e 22 punti con la rubata e il canestro decisivo contro i Sacramento Kings. Gli Oklahoma City Thunder dovrebbero perdere sulla carta, sarebbe meglio perdessero quantomeno sulla carta, ma non ce la fanno ragazzi. Sono una squadra tosta, sono una squadra che difende forte, che ha molto talento dal mio punto di vista, anche con Josh Giddey, scelta di quest'anno. Sarebbe bello per loro che perdessero questa stagione, di modo da arrivare a un lungo come Banchero, che potrebbe completare il quintetto base, un quintetto base assolutamente futuribile. Non ce la fanno, sono a 4 vittorie consecutive, le hanno vinte tutte in questa settimana, e secondo me l'uomo in più è stato Lu Dort. Altro posto in ala, seconda apparizione consecutiva, ci rimetto Paul George, perché i Clippers sono in striscia di 6-7 vittorie consecutive probabilmente e stanno sorprendendo oggettivamente. È arrivata in settimana l'ufficialità praticamente dell'assenza di Kawhi Leonard per tutta la stagione, concordata con lo staff e con la franchigia. Paul George intanto continua a giocare bene, oggettivamente, anche in quelle giornate in cui ha cattive percentuali, come ad esempio contro i Miami Heat nella partita di giovedì, riesce comunque a incidere con tanta difesa, tanta aggressività e comunque con una stagione
molto più che positiva, non so se sia al massimo in carriera, ma sta viaggiando a 6 assist di media. Per cui, insomma, grande stagione fino a questo punto di Paul George. Dovevo inserire qualcuno dei Clippers, non chiedetemi di inserire Bledsoe o qualcun altro, ovviamente inserisco il giocatore simbolo, non sarà l'unico dei Clippers in questa classifica. Quindi per la seconda settimana di fila, Paul George nel quintetto della settimana. Nel ruolo di centro ho scelto di metterci Nikola Jokic, nonostante l'alterco con Markieff Morris nella partita contro i Miami Heat, però diciamo che fino all'espulsione era già in tripla doppia praticamente abbondante, tripla doppia abbondante, aveva già 25 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, oltre a 2 rubate e 2 stoppate. Stava giocando una partita clamorosa e continua a giocare comunque partite statisticamente clamorose. Io non me la sento di escluderlo nemmeno quest'anno nella lotta per il premio di MVP, perché comunque è l'unico al momento all'interno dei Denver Nuggets che sia in grado di creare, di generare gioco offensivo. C'è un differenziale abissale di offensive rating tra quando lui è in campo e quando non lo è, anche a livello di defensive rating, che vuol dire che comunque anche a livello difensivo, nonostante non sia un egregio difensore, ha un suo peso. Nell'ultima settimana, tra l'altro, 3 vittorie, anzi 2 in realtà vittorie consecutive per i Denver Nuggets, e i Denver Nuggets che stanno comunque tentando di risalire in questa Western Conference dopo un inizio difficile. Sono, come ho già detto più volte, la squadra più futuribile dell'intera Western Conference nell'arco di 3-4 anni, secondo me. C'è da dare una svegliata a Michael Porter Jr., oggettivamente, che adesso è assente per il Covid, ma prima o poi rientrerà, e finora è stato una delusione per quello che si è visto. Comunque, ci metto centro per il roster della settimana Nikola Jokic. Allenatore della settimana io ci metto Tyronn Lue dei Los Angeles Clippers. Paperino sta comunque facendo un mezzo miracolo, se ci pensiamo, perché ok, Paul George sta riuscendo a far integrare Eric Bledsoe, che è un giocatore che comunque punti e un minimo di difesa l'ha sempre avuta nelle sue corde, e col ritorno ai Clippers può aver ritrovato un minimo di fiducia nelle sue capacità, seppur limitate, comunque capacità. Riesce a trovare ogni sera un protagonista diverso. C'è Paul George che è punto fisso, ma c'è stato Nick Batum in una partita da 6 rubate con 22 punti, c'è Terrence Mann che entra dalla panchina e comunque spacca le partite quasi sempre, ci sono a giro tutta una serie di giocatori che riescono, Kennard stesso, che riescono a dare il loro contributo. Merito credo sia in parte anche di Tyronn Lue, che per certi versi, insomma, sorprende vedere i Clippers comunque in ascesa in questo modo, nonostante l'assenza del loro miglior giocatore, con buona pace per l'appunto di Paul George. Ecco, potrebbe essere un ulteriore segnale che forse Paul George debba essere un primo violino nelle sue squadre piuttosto che un secondo alle spalle di un Russell Westbrook a Oklahoma City o di un Kawhi Leonard ai Clippers. Però, insomma, per ora i Clippers tengono botta e secondo me Tyronn Lue è l'allenatore della settimana. Sesto uomo della settimana ci rimetto Montrezl Harrell, che è già comparso in questo speciale format come centro titolare, mi sembra nel primo roster della settimana. Ce lo metto adesso come sesto uomo perché è rientrato Gafford e lui riparte dalla panchina. In settimana 15 punti, 22, 11 e 20 con 7 assist e 6 rimbalzi. Washington è prima a est, e gran merito comunque va anche a lui, che dalla panchina ha sempre un impatto stratosferico, l'ho sempre avuto, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, dopo l'anno storto ai Lakers, quello passato, ma vediamo che ai Lakers è difficile veramente giocare, è tornato in un ambiente un po' più decentrato da quelle che sono le attenzioni dei media e diciamo le storie alla Hollywood, e ritorna a giocare alle sue cifre, 18 e 3 di media e 9 rimbalzi in stagione,
in settimana, addirittura più di 20 di media. Direi che sesto uomo della settimana più che meritato, Montrezl Harrell. Primo posto in panchina, uno dei segreti per me dell'ascesa anche dei Phoenix Suns, che sono a 6-7 vittorie consecutive, anche loro avevano iniziato con una vittoria e 4 sconfitte, poi non hanno più perso. Uno dei segreti viene dalla panchina, si chiama Frank the Tank Kaminsky, che ha avuto addirittura una partita da 31 punti contro Portland, 12 su 18 dal campo, 2 su 5 da 3, e comunque sta andando spessissimo in doppia cifra ed è un centro diverso, fa e dà cose diverse da quello che può dare Ayton e da quello che può dare JaVale McGee quando entra in campo. Offre una soluzione, soprattutto a livello di spaziature offensive, che gli altri centri non offrono, e a quanto pare comunque sta funzionando. Lui sta dando il suo contributo. Dovevo comunque scegliere qualcuno dei Phoenix Suns per questa striscia di vittorie che stanno portando avanti. Nell'ultima settimana, nonostante le vittorie, Devin Booker così e così, Chris Paul continua a essere Chris Paul, ho scelto di selezionare dalla panchina Frank the Tank e di dargli il contentino nel roster della settimana. Primo posto in panchina, quindi, Frank Kaminsky. Secondo posto in panchina, il manzo Kelly Oubre Jr., che ha addirittura una partita da 37 punti con 7 su 9 dall'arco, 13 su 17 dal campo nella vittoria contro Memphis, e la partita dopo comunque 12 punti con 4 su 10 dall'arco. Se avesse tirato così l'anno scorso a Golden State, probabilmente lo avrebbero pure rifirmato. Secondo me è arrivato e approdato nella squadra giusta, una squadra molto atletica, una squadra in cui non c'è necessità di vincere nel breve periodo, una squadra nettamente in crescita, una stagione per ora fatta di alti e bassi. In questa settimana, almeno per quanto riguarda Kelly Oubre, si parla di alti, addirittura altissimi. Ribadisco, 37 punti contro Memphis, una prestazione balistica impressionante. Mi sentivo di volergli dare un posto nel roster della settimana e ho scelto di dargli il secondo posto in panchina. Terzo giocatore in panchina, diciamo anche qui, ragazzi, ho voluto premiare la longevità del giocatore. Si tratta di LaMarcus Aldridge dei Brooklyn Nets. Dio solo sa quanto serva un realizzatore, un qualcuno che riesca comunque a mettere punti a tabellone per i Brooklyn Nets nella second unit che scende in campo quando escono Kevin Durant e il James Harden, che finalmente sembra essersi un attimo ripreso nell'ultima partita, ma che tendenzialmente, almeno fino a questo punto, non ha fatto propriamente una bella stagione. LaMarcus Aldridge si pensava che potesse rientrare, diciamo, un po' a fatica dopo essere stato fermo, dopo essersi ritirato di fatto, e invece continua ad avere quei suoi movimenti, quel suo jumper dal mid range, ha allargato il suo gioco e tira anche da tre. Al momento in stagione è quasi 13 punti di media, che è oro colato per quanto riguarda, ribadisco, la panchina dei Brooklyn Nets, che ha tanti buoni giocatori, ma a cui serve veramente un realizzatore che si prenda in mano tutta la parte offensiva del gioco dei Brooklyn Nets, mentre Harden e Durant sono in panchina a riposare. Per il momento LaMarcus Aldridge sta facendo esattamente questo, e quindi terzo posto in panchina del roster della settimana, LaMarcus Aldridge. Ed ora passiamo al dietro la lavagna. Ci metto la coppia di guardie degli Houston Rockets, Jalen Green e Kevin Porter Jr. Ok, sono giovanissimi, ok, Houston deve perdere, ok, tutto quello che volete. Ma stanno emergendo veramente dei limiti di questi due giocatori che non so su quanto ci si possa lavorare per sanarli. Jalen Green, partiamo da lui, ha un tiro totalmente inaffidabile, la meccanica di tiro deve riuscire in qualche modo a meccanizzarla, a renderla sempre quella, perché tira ogni volta in modo diverso e la palla va a finire ogni volta
in modo diverso verso il ferro. Poi guardi le statistiche, a 14 punti di media, comunque rookie, ha tanti margini di miglioramento, ma tutte quelle speranze che erano state riposte dai tifosi di Houston, ma un po' da tutti coloro che guardavano da fuori questo backcourt, in queste prime settimane di regular season si sono un minimo affievolite dal mio punto di vista. Houston è a 10 sconfitte consecutive, al momento, vista anche la vittoria dei Pelicans della notte, al peggior record NBA, non è un problema, perché Houston, ribadisco, non deve vincere, però ci si aspettava qualcosina in più da questo backcourt. Jalen Green, tra l'altro, è attaccabile e attaccato sempre difensivamente, perché A è leggero e B non ha un minimo di posizionamento. Stesso discorso difensivo vale per Kevin Porter Jr., che invece al tiro ha una meccanica un po' più pulita, un po' più fluida, ma quello che si diceva, discontinuo, alterna buone partite a partite orribili. Ribadisco, 19 e 20 anni, ma viste le aspettative che c'erano sul backcourt degli Houston Rockets, io credo che questo inizio di stagione sia stato ben sotto le cosiddette aspettative. Ed eccoci qui, ho completato anche per questa settimana il roster. Facciamo un breve recap con la solita grafica. Quintetto base, Stephen Curry, Dennis Schröder, mamma mia, cosa ho appena detto, Lugens Dort, Paul George e Nikola Jokic, allenatore Tyronn Lue, sesto uomo Montrezl Harrell, in panchina Frank Kaminsky, Kelly Oubre e LaMarcus Aldridge, dietro la lavagna il backcourt degli Houston Rockets, ovvero Jalen Green e Kevin Porter Jr. Direi che anche per questa settimana ho terminato, ditemi la vostra utilizzando i commenti qui sotto al video e noi ci vediamo domenica prossima per il roster della settimana. Buona settimana a tutti, il Franz.